cinquantina di persone, tra cui 26 bambini, risulta dispersa martedì dopo che un'imbarcazione si è ribaltata a circa 200 km dalla costa della Calabria. 12 superstiti portati in salvo dalla Guardia Costiera. L'imbarcazione era partita 8 giorni fa dalla Turchia con a bordo per lo più migranti afghani. Sempre martedì è stata soccorsa un'imbarcazione di legno a sud di Lampedusa. A bordo c'erano i corpi di 10 migranti partiti dalla Libia. Secondo l'ONU, nel 2024 si contano già oltre 800 tra morti e dispersi nel Mediterraneo centrale. Saranno erogati in tempi brevi i voucher agli allevatori siciliani per l'acquisto di foraggio per gli animali. Il provvedimento per contrastare gli effetti della siccità voluto dal Presidente della Regione Siciliana Renato Schifani prevede uno stanziamento di 10 milioni di euro e ha ricevuto oggi il parere favorevole della terza commissione attività produttive dell'Assemblea regionale siciliana. Quest'ultimo passaggio consentirà adesso all'assessore regionale all'agricoltura di ultimare la procedura e pubblicare avviso con il quale gli allevatori potranno presentare domande. Ringrazio la Commissione Attività Produttive dell'Arse per aver condiviso l'urgenza e l'opportunità di questo provvedimento, dice Schifani. In questo modo manteniamo un impegno preso con gli agricoltori siciliani. Ho dato disposizioni affinché tutti i passaggi burocratici per l'erogazione dei benefici siano celeri. Siamo pienamente consapevoli dell'emergenza e siamo al fianco degli operatori di un comparto fondamentale per l'intera economia dell'isola. L'impegno del mio governo, sottolinea il Presidente della Regione, sarà sempre massimo, ma considero fondamentale una sinergia e una condivisione di sforzi per tutelare e valorizzare l'agricoltura siciliana e affrontare insieme questa crisi dovuta alla perdurante siccità. I carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Fontana Rossa hanno arrestato un pusher catanese di 36 anni sorpreso con cocaina e crack. A riguardo i militari hanno ottenuto un altro risultato di successo in seguito a un mirato controllo su strada in via della Capinera, nel quartiere del villaggio Sant'Agata, arrestando uno spacciatore per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Sulla scorta delle indagini, i militari dell'arma hanno predisposto un servizio su strada finalizzato ad agganciare il 36enne, che era solito spostarsi velocemente a bordo della sua auto nelle vie del quartiere. Seguendo i suoi spostamenti, i carabinieri hanno trovato il momento più propizio per intervenire. Infatti, approfittando di una sosta dell'uomo, lo hanno subito bloccato e controllato. Poco prima, peraltro, gli investigatori lo avevano visto entrare e successivamente uscire da un edificio dove già in passato avevano avuto modo di scontrare un'attività di spaccio. L'uomo, sin dalle prime fasi del controllo, ha manifestato evidenti segnali di agitazione, immediata pertanto la perquisizione sulla sua persona. In effetti, il pusher aveva ben nascosto all'interno degli indumenti intimi un involucro con dentro crack per un peso totale di 4 grammi, e un bilancino di precisione perfettamente funzionante ed ancora intriso di sostanza polverosa di colore bianco. I carabinieri però hanno approfondito le ricerche effettuando una minuziosa perquisizione anche sull'auto dell'uomo che ha permesso ai militari operanti di trovare nascosto sotto il sedile del lato passeggero anteriore un altro involucro contenente cocaina per un peso di circa 13 grammi, nonché una busta con altre 3 confezioni di crack per un peso totale di circa 39 grammi. Il pusher è stato messo in sicurezza dai militari dell'arma e posto a disposizione dell'autorità giudiziaria che ne convalida l'arresto ha stabilito per lui l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. La gestione dei beni confiscati negli enti locali. L'importanza del nuovo regolamento del Comune di Catania e il convegno che l'amministrazione comunale ha organizzato martedì 18 giugno proprio in un sito confiscato, ex discoteca Empire di via Zolfatari 12. Il nuovo regolamento del Comune per l'affidamento dei beni confiscati alla criminalità organizzata è stato approvato dal Consiglio Comunale nello scorso mese di marzo, a conclusione di un iter che l'amministrazione aveva avviato già negli anni precedenti. Si propone di fornire un quadro chiaro e rigoroso per la gestione e l'utilizzo dei beni sottratti alla criminalità, garantendo trasparenza, legalità e benefici per la comunità locale, grazie anche allo snellimento di procedure di gestione, assegnazione e soprattutto di monitoraggio e controllo. 240 nuovi posti per asili nido verranno realizzati a Catania grazie ai 4 progetti presentati dalla Giunta Trentino al Ministero per l'Istruzione e il Merito che li ha tutti finanziati, con i fondi del PNRR dedicati all'incremento dell'offerta di strutture per la fascia di bambini 0-2 anni, nell'ambito del Piano Nazionale di Miglioramento della Rete di Accoglienza per la Prima Infanzia. L'amministrazione comunale, con il coordinamento dell'assessore Sergio Parisi e la condivisione degli assessori Brucchieri e Guzzardi, con delega rispettivamente ai servizi sociali e all'istruzione
e della prima commissione consiliare presieduta dal Maurizio Zarbo ha individuato 3 immobili da ristrutturare e uno da realizzare ex novo in un'area confiscata ai clan mafiosi. Gli immobili terreni per i 4 nuovi asili nido, ciascuno di 60 posti, tutti appartenenti al patrimonio comunale e da riconvertire, sono ubicati in via Giuseppe Borrello 38, edificio attiguo all'ex scuola Leopardi, una porzione di immobili appartenente al patrimonio comunale sito in via Zuria 67, un altro sito nello stradale San Giorgio 29 nella sede del sesto municipio, un terreno incolto, beni confiscato alla mafia, sito in via Zia Lisa 196, in cui realizzare invece una nuova struttura. Complessivamente il finanziamento che verrà elargito al Comune ammonta a 5.040.000 euro. Seguendo gli indirizzi del sindaco Trantino di aumentare l'offerta di posti per gli asili nido disponibili per le famiglie, ha detto l'assessore dei lavori pubblici e alle politiche comunitarie Sergio Palisi, abbiamo operato in condivisione con gli altri assessori e la commissione consiliare, elaborando progetti che sono stati ritenuti congrui per essere ammessi al finanziamento ministeriale che tramite avviso pubblico ha interpellato i comuni. Un ringraziamento particolare va fatto alla dirigenza e ai tecnici dei lavori pubblici del Comune di Catania. In pochissimo tempo hanno eseguito gli indirizzi della Giunta e del Consiglio Comunale per creare ulteriori 240 posti per gli asili nido della città. Oltre a questi 4 nuovi asili nido, che si andranno a realizzare entro il primo semestre del 2026 con fondi del PNRR, sono in corso i lavori per realizzare altri 2 nuovi asili nido per altri 100 posti, in via Fratelli Rosselli, in area attigua alla scuola Mario Arana, in via Montenero, accanto all'istituto comprensivo Coppola, entrambi finanziati con i fondi comunitari per lo sviluppo. Mister Toscani, intanto benvenuto a Catania. Parto proprio da qui, perché lei in conferenza stampa ha più volte rimarcato questa simbiosi, no? Che ha già costruito probabilmente con la città, ha parlato di questa identità forte che già ha recepito, ha parlato di Catania, ha parlato di Sant'Agata. Sì, in questi 2 giorni e questo periodo che mi sono avvicinato a questo club, a questa città, ho avuto delle sensazioni molto positive. Ho riscontrato questo attaccamento morboso dalla parte dei catanesi a Sant'Agata e alla squadra del Catania. Noi siamo gli artefici del Catania e in questo dobbiamo essere responsabili di regalare le più grosse soddisfazioni a un popolo che merita di viverle. A proposito di questo, sa benissimo, lo sa da uomo di sport, che Catania è una piazza esigente e che ha voglia soprattutto, non dico di riscatto, ma di avere un ruolo, di recitare un ruolo di squadra che possa davvero ambire ad un risultato importante. Catania è come me, esigente. E noi vogliamo essere costruire qualcosa di competitivo e partecipare a qualcosa di importante fino all'ultima giornata. Lei ha parlato di sfida, naturalmente è un uomo abituato alle sfide e le ha vinte, ne ha vinte tante. Ecco, in conferenza stampa le ho chiesto in cuor suo qual è stato il momento quello che gli ha fatto scattare la molla per dire sì, questa è la piazza giusta, accetto questa proposta. Ma quando ho iniziato a incontrare, a sentire il direttore, il vicepresidente Francesco Lodi, da loro ho avvertito la mia stessa lava dentro, non fuoco dentro, lava dentro. E quindi l'ho percepito, è il contesto giusto per la nuova sfida. A proposito di sfida, adesso però inizia il bello, tra qualche settimana in ritiro si inizierà a lavorare, da cosa partirà? Noi abbiamo iniziato a lavorare già da ieri. Da cosa partirò? Nella costruzione insieme al direttore nella scelta soprattutto dei calciatori, prima come uomo e poi come calciatori, adatti al nostro modo di intendere il calcio e al contesto Catania. In quello dobbiamo commettere meno gli errori degli altri.